tutti amici ed amiche, bentornati nel mio canale. Oggi mi devo dedicare al cambio delle scarpe perché se mi seguite da un po' avete già visto che ho pubblicato il cambio di stagione, però solo per quanto riguarda la parte dei vestiti. Adesso mi devo per forza dedicare alla parte delle scarpe perché ho ancora fuori stivali, scarpe da ginnastica pesanti, insomma varie, anche le décolleté classiche, insomma fuori parecchie scarpe, ma che però sono diventate veramente troppo pesanti da usare, quindi terrò sicuramente qualche scarpina chiusa, ma per quando magari piove piuttosto che non fa proprio caldissimo, ma devo andare a integrare con tutto ciò che è estivo. Io il cambio delle scarpe lo faccio diciamo abbastanza easy, nel senso che ho la fortuna di avere la possibilità di tenere un armadio, un mobiletto sul pianerottolo di casa e nelle quali vado a mettere tutte le scarpe che non ho in uso in quel momento. Quindi io ho la scarpiera verde che avete visto nel video della sistemazione del ripostiglio, che è quella che uso per le scarpe che uso in quel momento, e quest'altro mobiletto fuori che era della mia vecchia cucina e che io ho riadibito a ripostiglio scarpe per tutto quello che non ho fuori per l'uso in quella stagione. Quindi adesso direi che possiamo partire con il video. Andrò a probabilmente comincerò a svuotare la scarpiera verde che ho qui dentro e andrò poi a tirar fuori tutti i vestiti sul pianerottolo, scusate, tutte le scarpe sul pianerottolo e andrò insomma a subito riempire la scarpiera verde e poi andiamo a vedere come sistemare le scarpe invernali all'interno di quel mobiletto. Quindi direi che possiamo partire. 3, 2, 1, andiamo! Allora, la situazione nel ripostiglio al momento è questa. Nel senso che io ho già tirato fuori due paia di scarpe estive, queste qui nere e queste qui color corallo, salmone, sì, corallo direi, che ho usato questa settimana perché iniziavo ad avere veramente caldo con le scarpe normali e quindi niente, queste qui le lasciamo già fuori e adesso vi faccio vedere. Allora, questa è la parte fondamentalmente di mio marito, che lui però non ha un vero e proprio cambio scarpe, nel senso che a parte quegli stivali pesanti o comunque queste tipo lumberjack, questi scarponcini pesanti e queste qui della Geox, a parte queste lui non ha scarpe troppo pesanti, quindi in realtà la sua parte non andrò a toccarla più di tanto. Vedete, lui ha scarpe da ginnastica piuttosto che queste qui più elegantine, ecco queste della Merrell. Ecco, per esempio queste qui sono comunque entrambe più scamosciate, quindi più pesantine, però queste qua sono in tela, quindi comunque direi che la sua parte si può anche lasciare così com'è. Mentre andrò giusto a sistemargli quelle due scarpe lì, ma poi lo farò con lui. Mentre da me ovviamente la situazione è ben diversa, nel senso che ho, vabbè, a parte le babbucce, ho fuori gli stivali, questi stivaletti alla caviglia marroni. Poi attualmente ho qui tutte le mie ciabatte perché, come vi dicevo, mi piace cambiarle spesso. Qui all'interno, qui sopra, ho altri stivaletti pesanti perché hanno il pelo, alcune décolleté. Qui altri stivaletti. Queste qui sono tutte scarpe, comunque tipo questi, anche stivaletti qua della Geox. Favolosi, comodissimi. Adesso nell'ultimo periodo è stato parecchio giù anche il magazzino a lavoro e quindi sono un po' tutti impolverati, però vabbè, devo pulirli tutti, poi lo farò. Queste qui bellissime, di Piccadilly. Queste qui davvero belle, di Piccadilly. E altre scarpe qui sotto. Ho le scarpe da ginnastica, ecco, per esempio queste le lascerò fuori perché sono comunque molto leggere, quindi però vedete quelle lì, questo scarponcino, direi che questa scarpa da ginnastica però la si può mettere anche via perché queste anche sono leggere, le lasciamo fuori. Quindi andiamo subito a cominciare. Mentre la parte del pianerottolo che vi dicevo è
con questo mobiletto che io avevo in cucina e nel quale sono andata a mettere tutte le scarpe estive, tutte le varie ciabattine, tutte quelle col tacco, vedete, un po' appoggiate così perché ripeto non è una vera e propria scarpiera, l'ho adibita io a scarpiera per il cambio scarpe fatto facilmente, insomma. Quindi direi che andiamo a svuotare la scarpiera dentro e poi pian piano la riempiamo. Giochini dei bambini ovunque. Adesso vado a prendere il Dyson, così do una passata sia al pavimento dentro dove avevo le scatole appoggiate che nei vari cassettini. Ora vado con questo multiuso, vado a pulire all'interno dei vari contenitori. Allora, sono andata fuori, ho preso tutte le scarpe estive e le ho messe in una borsa della spesa per aiutarmi a non fare avanti e indietro mille volte. Adesso vado a metterle via, però magari vi faccio vedere alcuni modelli che a me piacciono particolarmente e ve li faccio vedere anche indossati, così mi dite cosa ne pensate voi. Queste sono semplicissime scarpe nere che io uso per andare in ufficio. Allora, vi faccio vedere queste perché io le adoro, sono di Prima Donna, me ne hanno regalate i miei amici a un compleanno, non le ho chiuse bene perché volevo giusto farvele vedere, però sono davvero davvero belle. Ovviamente queste le uso per uscire perché starci tutto il giorno a lavoro non è proprio l'ideale, che ne dite? Altro modello che adoro, sempre di Prima Donna, sono queste che avevo preso per un matrimonio, tacco abbastanza alto, però è largo quindi è comunque comodo e voilà. E queste appunto le avevo prese per il matrimonio di un mio amico, le avevo messe con un vestito blu lungo e una pochettina gialla. Altro sandalo fantastico, comodissimo, che uso in ufficio è questo della Geox. Tacco alto, però essendo un tacco largo sono portabilissime anche tutto il giorno. Poi la suola è comunque la base in pelle, quindi è davvero davvero morbido. Questo, così. Altro modello davvero comodo è questo, con tutta la zeppa in sughero, molto molto comodo. E anche questo portabilissimo tutto il giorno in ufficio.
Altro paio fantastico, altro sandaletto fantastico, questo della Geox che ho preso, se non ricordo male, lo scorso anno, ma che sono riuscita a usare poco perché poi quando l'ho prese subito dopo sono andata in vacanza, poi comunque è arrivato il brutto tempo e quindi sono riuscita veramente a sfruttarle forse una volta o due in ufficio, però anche questo è davvero davvero bello e comodo, vedete? Col tacchetto così e il fiocchettino. Altra scarpa fantastica presa da Bata per il matrimonio di mia cognata è questa. Il tacco è normale, non è altissimo, però è davvero davvero comoda. Quindi con l'accetto è chiuso avanti. Altro paio molto bello è questo di Primark, veramente, però molto comodo, vedete? Questo qui basso, comodo, quando non si ha voglia di stare tutto il giorno sul palco è l'ideale. Anche queste molto molto belle. Queste prese, mi sembra anche queste da Bata. Altro paio che adoro, anche se un po' più complicato da abbinare, è questa. Ecco qua. Questa è di Chiavì. L'avevo presa un bel po' di anni fa. Però devo dire che è favolosa. Altro paio che ho da tantissimo, davvero tanti anni, e che adoro è questo. Anche questo ha il tacco sottile, però è molto comoda perché comunque non è basso, però è comunque una scarpa davvero molto comoda, tant'è che riesco a usarla comodamente in ufficio tutto il giorno. Anche queste ciabattine molto belle con la zeppa parecchio alta, però anche queste molto comode, le uso, le tengo tranquillamente tutto il giorno in ufficio, molto belle anche queste, comodissime anche quando si va al mare per uscire la sera, e non è la classica infradito bassa, diciamo. Queste invece sono della In Blue, e è anche questa una classica, diciamo, un sabò, una ciabattina comunque con la zeppa, e le ho comprate perché a parte l'essere morbidissime hanno anche dei colori molto particolari perché c'entro anche il bronzo, quindi insomma mi hanno colpita e ve le faccio vedere, vedete, hanno davvero dei bei colori e insomma va benissimo per il periodo estivo. Poi io adoro anche gli zoccoletti. E queste qua sono oro, tutti in legno, con la fibbia oro, è davvero, davvero carini anche questi. Un modello splendido, ma purtroppo tanto tanto alto e quindi poco sfruttabile nel quotidiano, è questa. Se non erro sono Prima Donna anche questi, sì esatto, Prima Donna Collection anche questi. Hanno praticamente tutti gli elastici sulla caviglia che salgono, davvero belle. Ok, ve ne faccio vedere una sola indossata, perché altrimenti non finisco più il cambio scarpe. Però guardate che belle. Tacco parecchio alto, devo dire. Però stupende, 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 stupende. Ok, diciamo che modelli un po' più particolari ve li ho fatti vedere. Adesso andiamo avanti con il normale cambio scarpe. Quindi vado a mettere tutto dentro. Queste le avevo prese come ricambio al matrimonio sia di un amico che di mia cognata. Guardate che belle con tutte le perle. Sono basse, sono infradito bassissime, perché dopo un po' il tacco non lo si sopporta più. Anche questi zoccoletti, tutti neri, bellissimi. Guardate che belli. Anche qui il tacco è abbastanza portabile. Davvero davvero belli.
Ecco, io per esempio non sono un amante della ballerina, però mi avevano dato queste e devo dire sono molto carine. Le ho usate pochissimo, però sono davvero davvero belle. Queste sono le zappe che vi dicevo di Bata, che avevo già lasciato fuori, che avevo già usato questa settimana, anche queste con la tutta la zeppa in corda. E poi penso ultimo modello che voglio farvi vedere sono queste ciabattine, anche queste vanno benissimo anche per andare al mare, queste roselline proprio carine. E poi un sacco di ciabattine infradito, perché come vi dicevo io cambio praticamente sempre, quindi tante ciabattine da tenere in casa. Tra l'altro queste fanno parte di tutti quelli di Primark, che se non ricordo male con un euro avevi due paia, ne prendevi due paia e sono veramente comode. Quindi se avete Primark vicino compratele, perché sono molto morbide. All'ultimo paio che avevo tenuto fuori per questo inverno, ma che lascerò fuori anche per la primavera estate, insomma finché non rifarò il nuovo cambio scarpe, è questo. Davvero belle anche queste, prese su internet, e voilà. E questa è un'altra ciabattina carina da tenere per esempio anche in casa, è molto morbida, che mi avevano regalato. Anche questa va benissimo sia per stare in casa che per andare giù magari in cortile, e insomma io per andare in ufficio tendo a mettere qualcosa col tacco, però è molto molto carina anche questa, soprattutto il colore. Allora, dicevo, qui sopra, come per la stagione invernale, ho lasciato l'infradito a portata di mano anche in caso serva qualche ospite, e comunque ne ho fuori ancora nuove, completamente nuove, che però lascio fuori. Qui abbiamo messo, cioè ho messo le scarpe diciamo più colorate, quindi quelle gialle che vi ho fatto vedere prima, questi zoccoletti oro, quelle viola che vi ho mostrato prima, queste ciabattine, cos'altro, le varie zeppe, insomma messe così. Qui la parte nera, quindi tutte, allora, queste qui erano quelle che vi ho fatto vedere del matrimonio di mia cognata, piuttosto che anche queste che mi ha dato una mia amica, che sono favolose. Queste qui sono le zeppe più comode per andare in ufficio, gli zoccoletti neri, e via dicendo. Quindi questa è la parte dei, questo infradito con le perle, questa è la parte delle scarpe nere. Qui sotto ho tenuto principalmente quelle bianche, quindi vedete tutte quelle bianche che vi ho mostrato prima, quelle della Geox, piuttosto che, scusate, eccole lì, le altre della Geox, degli infradito bassissime bianche. Le uniche infradito nere che ho messo sono quelle perché sopra non ci stavano, però adesso vedo se riesco a metterle anche queste qua. Poi ho lasciato anche la parte di queste qua bronzo, anche queste che ho da anni e sono veramente belle, bronzo stracomode. Queste ballerine che ripeto io non uso praticamente mai, però magari per andare a fare la spesa quando piove vanno benissimo. E voilà, quindi questo è bianco e beige, diciamo così. E qua sotto tutta la parte delle sneakers, piuttosto che queste scarpine molto molto fresche. Anche queste prese tipo da Primark, perché non ho molte scarpe da ginnastica, però da Primark avevo preso queste che costavano 3-4 euro mi sembra. Quindi alla fine erano davvero belle, comode, fresche, per sempre per quando piove o se si deve fare una passeggiata va benissimo. Poi ho queste due della Nike e queste All Star viola che adoro, e via. E poi queste sono stravecchie, che però mi spiace buttare, grigie, sempre Converse. Quindi questa è la parte sneakers, qui appunto abbiamo i bianchi, quelle nere e sopra quelle tutte colorate. Fuori mi sono rimaste quelle bianche che vi ho fatto vedere prima con tutti i lacci, che sono molto alti, il tacco è davvero alto, e queste qui diciamo color carne.
E questa è la situazione del mucchio di scarpe invernali che devo andare a mettere fuori. Sono tantissime, lo so, però io le adoro, cosa ci devo fare? E niente, siamo arrivati al momento dei saluti, quindi io spero che questo video vi abbia fatto tantissima compagnia come sempre e mi raccomando commentate sotto, fatemi sapere se avete dei consigli utili per il mio cambio scarpe, per organizzare meglio appunto la mia zona scarpe, se fatemi sapere voi come organizzate i vostri cambi armadio, cambio scarpe, insomma tutti questi cambi di stagione, come organizzate i vostri vestiti, se avete dei appunto dei suggerimenti, dei consigli, insomma commentate sotto, teniamoci attivi, io vi invito a mettere un like sotto al video se questo video appunto vi è piaciuto e ad iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video che usciranno. Come sempre vi mando un grossissimo abbraccio e un bacione, alla prossima, ciao da Simo B!